Krav Maga? No, grazie. Non ho voglia di stressarmi. Beh, ti dirò una cosa. Molte persone, sulla base di quello che conoscono, hanno perfettamente ragione quando dicono questa frase. Questo perché? Perché è vero, il Krav Maga ha il grande potere di scaricare lo stress e insegnare alle persone come incanalarlo. Ma allo stesso tempo, se fatto male, può aumentarlo molto. Il nostro cervello, estremamente evoluto, conserva una parte molto primitiva. Questa parte ancora ragiona con gli stessi schemi da paleolitico, per cui se entra in situazioni di stress, pensa di dover reagire dal punto di vista fisico. Durante la vita di tutti i giorni noi non possiamo quasi mai reagire dal punto di vista fisico, e direi anche per fortuna, se no chissà che disastri ci sarebbero. Per cui questo stress viene accumulato e accumulato e accumulato, e se non trova sfogo, in qualche modo noi lo somatizziamo oppure a un certo punto esplodiamo. Molte persone trovano nella palestra, nell'attività fisica, un modo per sfogarlo. Il Krav Maga, da questo punto di vista, offre una via che è preferenziale, non l'unica, ma preferenziale, perché di fatto mette la persona nelle condizioni di poter sfogare il proprio stress nel modo più vicino a quello che è la realtà naturale, la realtà primitiva, quindi colpendo, quindi facendo azioni di combattimento in perfetta sicurezza. Quindi, riassumendo, se vuoi veramente scaricare lo stress, vai da una persona che sappia lavorare con questi meccanismi in modo professionale, altrimenti quello che otterrai è quello di avere una persona che ti caricherà di nuovo stress. Allora sarai un'altra di quelle persone che dirà: Krav Maga, no, non ho voglia di stressarmi.